Locunas, 23.000 anime in totale fra i San Blas, i Brava, i Baiano e i Columbia sono avvolte nel mistero. Secondo alcuni studiosi questo ceppo discende dagli indiani Cueva, altri li dicono provenienti dal paese di Choco situato nella costa pacifica della Colombia. Un'ultima ipotesi li associa agli antichi Maya per la loro scrittura a base di segni e per la lingua appartenente alla famiglia Chibcha. Studiare i Cunas significa analizzare il loro linguaggio visivo, cioè le molas, piccoli rettangoli di stoffa sapientemente ritagliati e cuciti che rappresentano la loro mitologia ed il loro pluriuniverso in strati sovrapposti. I Cunas adorano i Veler, il sole, e sua figlia Ni, la luna. Ogni famiglia possiede circa una trentina di statuette sacre di legno, i Nuchu, dotate di un'anima e che fungono da intermediari tra gli uomini e gli spiriti maligni. Il Nele è una donna che rappresenta il legame con il mondo immateriale. La religiosa si adopera per il bene della comunità e con i suoi poteri può trasferirsi nei Kalu, luoghi abitati da esseri soprannaturali, per combattere i Poni, entità negative che rubano agli umani la purga, cioè l'anima, provocandone la malattia. La morte con la sua falce purtroppo è giunta. Il cimitero, ubicato sulla terraferma, è particolarmente interessante. Il defunto viene seppellito in una fossa rettangolare completamente avvolto nella sua amaca, sospesa tra due pali verticali. Sotto alla testa vengono messe due lampade, due sgabelli, un contenitore con del cibo. Una prima tettoia di ceppi freschi ricopre l'oculo. Sopra sono deposti i suoi vestiti, ed il tutto viene ricoperto di terra, in modo da creare un cumulo sul quale affiorano i pali dell'amaca ed i suoi oggetti personali.